Chi ha imparato ad andare in bicicletta non lo dimentica più. Prima di iniziare ad allenarsi, però, bisogna prepararsi. Bisogna controllare se la bicicletta è in ordine e se ha tutto ciò che serve. E bisogna anche mettere i vestiti giusti. È importante per proteggersi e per essere ben visibili. La bicicletta deve avere una luce davanti e una dietro. La luce davanti deve essere bianca, quella dietro deve essere rossa. Secondo la legge, la luce deve essere fissa, non lampeggiante. Poi ci vogliono i catarifrangenti o degli adesivi che riflettono i fari delle auto, grandi così. Anche questi devono essere bianchi davanti e rossi dietro. Le gomme devono essere in ottimo stato, senza parti consumate. Servono due freni ben funzionanti, uno dietro e uno davanti. Anche i pedali devono avere i catarifrangenti. Si vedono bene quando si pedala. La bicicletta deve essere della misura giusta. La misura è giusta quando si riesce a toccare a terra con un piede. Poi ci vuole il casco. Bisogna metterlo sempre, anche se si fa solo un breve tratto di strada. Il casco deve essere adatto alla forma della testa. È importante regolarlo bene. Per regolarlo bisogna girare la rotella dietro e adeguare la lunghezza del cinturino. L'importante è essere visibili, anche di giorno. Si consiglia quindi di indossare vestiti chiari o di colori vivaci, un giubbotto di sicurezza o fasce luminose. Si consiglia di tenere le luci sempre accese. È obbligatorio accendere le luci di notte, quando inizia a fare buio, quando non si vede bene e in galleria.